Alcamo, via Montesanto numero 50. È stato allestito un presepe di eccezionale fattura, dove tantissimi personaggi si muovono e dove viene cadenzato un giorno di lavoro, il sorgere del sole, il buio, il lavoro delle massai, degli operai, degli artigiani, in un tripudio di musiche e di colori con la nascita di Gesù Bambino. Autore di questa vera e propria opera d'arte che sicuramente lo avrà impegnato per tantissimo tempo è un poliziotto in servizio al commissariato di Alcamo, Antonio Federico. Ebbene, come ti è venuta questa idea e qual è il significato che tu dai a questa tua iniziativa? E questa è un'iniziativa che parte dalla mia famiglia, perché i sacrifici sono anche di mia moglie, dei miei figli. È nata per cercare di recuperare il più possibile degli elementi. Ecco, cioè questo è un modo, chi viene a vedere il presepe, di dare un dono, non soldi, ma dare un dono a livello alimentare. Quindi basta poco, basta che quando si va a fare la spesa per Natale si pensa anche a spendere qualche cosina per gli altri, che noi poi pensiamo di distribuirle tra le chiese e tutte le persone che hanno bisogno. Questo è il progetto del presepe, infatti l'abbiamo chiamato un presepe per i poveri. E quanto tempo ci ha impiegato? Che tipo di materiale? Abbiamo trovato pezzi di, come si dice, riciclate, e quindi abbiamo cercato di allestire per il primo anno, giustamente con tutti i suoi difetti. Il prossimo anno, visto che la gente risponde bene, già risponde anzi benissimo, il prossimo anno pensiamo di rifarlo ancora meglio. Ecco, questo progetto spero anche di tramandarlo a altre persone. Faccio un appello, se ci sono persone che conoscono persone bisognose, che possono telefonarmi, noi facciamo il pacco per tutti. Quando si può visitare questo bellissimo presepe? Ci sono orari e giornate specifiche? No, orari no, perché giustamente... Basta bussare alla tua porta. Esatto, no, il numero ormai sono su tutti i siti, quindi problemi non ce ne sono. Ne do uno in particolare, così magari qualcuno è scritto anche sulla locandina che abbiamo distribuito, che è un numero dove giustamente le persone mi telefonano e possono prendere appuntamento, ma quasi sempre sono qua al garage, ormai le persone vengono di continuo. Quindi spero anzi che proprio il cittadino alcamese, che è molto sensibile a queste cose, che ci aiuti, aiutiamo un po' gli altri, facciamo un Natale per tutti.